Tra meno di un mese ci sarà l'inaugurazione della 21ª edizione di Festival d'Autunno, un cartellone variegato che comprende lirica, pop, jazz, intrattenimento, teatro, veramente un cartellone adatto a tutti i gusti e sono appena partiti appunto gli abbonamenti sul sito di Ticket One e su festivalautunno.com. Quindi sono tanti spettacoli che si terranno nel Teatro Politeama dal 3 ottobre al 3 novembre. Inaugureremo nell'anno Puccignano con l'opera lirica Turandot. Però intanto ci sarà un'anteprima estiva, attesissima, che debutterà il 16 agosto nell'Arena del Teatro Comunale di Soverato. Il protagonista sarà un artista amatissimo dal pubblico, un artista che sta riscuotendo grandissimo successo nei teatri di tutta Italia. Sto parlando del graditissimo ritorno di Fabio Concato, questa volta però con un concerto, diciamo, pop con tutta la sua band. Quindi le sue canzoni più famose terranno a battesimo la 21ª edizione di Festival d'Autunno il 16 agosto, che poi proseguirà appunto il 22 agosto, essendo in piena estate. Appunto, abbiamo voluto dare spazio anche all'intrattenimento leggero e quindi per la prima volta ci sarà Uccio De Santis, popolarissimo, anche lui diciamo protagonista di sold out in tutta Italia, nei teatri di tutta Italia, con questo nuovissimo spettacolo che appunto debutta a Catanzaro e che lo vedrà insieme ai protagonisti di Modù che siamo abituati appunto a vedere in sitcom. E poi il ritorno anche quest'anno della musica popolare, sempre nella Grangia di Montauro, in questa abbazia bellissima dell'anno 1000. Appunto avremo Taragnagua, una nostra produzione originale che miscela la musica popolare calabrese, la tarantella, con la musica popolare del Marocco. Ecco perché Taragnagua. Quindi anche quest'anno sarà un concerto tutto da ballare, ma sono previsti sia posti a sedere sia posti in piedi, in modo da vivere questa grandissima opportunità di immergersi nella musica popolare come meglio si preferisce. E poi appunto ci sposteremo a Catanzaro, dove abbiamo tantissimi eventi. Come dicevo prima, inaugureremo con un Turandot, ma poi avremo anche grandissimi artisti del jazz internazionale come Aimé Nouviola e la sua prima nazionale, e poi Trilo Kurt, il più grande percussionista al mondo, insieme a un grandissimo pianista che è Omar Sosa, e alla voce di Maria Pia De Vito. E proseguiremo anche con l'attesissimo ritorno di Federico Buffa e il suo nuovo spettacolo La Milonga del Football, che ha come protagonista Maradona. E poi avremo ancora la prima nazionale con Irene Grandi, che inaugura al Festival d'Autunno il suo concerto evento per 30 anni di carriera. È un musical che è stato definito il musical del record, Mare Fuori, ma sono tantissimi altri gli spettacoli, sono ben 24. Quindi vi invito veramente a guardare il sito del festival, festivalautunno.com, per avere tutte le informazioni e vi aspetto numerosi.